Um, Cura Materies um, è un libro nato da, um, dal contatto con la, la materia calcografica, l'inchiostro calcografico che è un inchiostro molto denso, molto um, uh, che reagisce insomma, in maniera particolare a che tipo di olio uh, usi, quindi uh, l'immaginario che, che avevo nella mia mente era uh, concentrato appunto su questa relazione fra uh, luce e ombra, il fatto che è una relazione che è inseparabile, tu puoi vedere i confini di un'ombra o comunque la dimensione di un'ombra soltanto se c'è un punto di luce che simbolicamente è molto, molto interessante. Che ehm, diciamo che riflette un po' anche i, il, il simbolismo di, de, del colore nero e il colore bianco, insomma quello che si portano appresso da, da, dalle varie simbologie. Quindi mh, ognuno poi rielabora le tavole in maniera personale. Però per me è stato, è stato molto significativo perché tutto il concetto era strettamente legato alla tecnica de, del monotipo. E infatti, cura materie se il nome eh, deriva dal fatto che a un certo punto, dopo aver fatto così tante tavole in, in maniera instancabile, era diventata quasi una cura eh, attraverso la materia, eh, che era la materia calcografica, l'inchiostro calcografico. Quindi diciamo che per me era più, non era uh, mirato a, a, alla finalità di un libro o cose del genere, per me era soltanto um, questa liberazione che, che avevo insomma lavorando e lavorando dipingendo su questa lastra uh, di plexiglass, quindi trasparente, era una dimensione molto, molto particolare perché diciamo che apriva eh, in continuazione porte nella mia mente eh, ad ogni tavola. E la cosa significativa era che la tecnica non ti porta ad avere una, una precisione nel, eh, nei dettagli, nelle, nelle forme, perché essenzialmente si dipinge con pennello vari altri materiali, ma comunque ehm, quando si dipinge con questo inchiostro molto, molto particolare è difficile che si riesca a fare un dettaglio molto, molto fine. Quindi questa irregolarità, eh, questa questa cosa in maniera grezza delle forme permetteva sì che eh, sì, la mia mente era molto più rivolta alla forma e eh, al contesto generale dell'atmosfera della tavola, che essenzialmente a dimostrare o a fare qualcosa di fedele alla realtà. Quindi mh, mh, diciamo che eh, sempre ritornando al processo, pratico de, della tecnica era come una conversazione fra me e me nel senso che eh, io dicevo uh, l'equivalente di, di una frase quando dipingevo sulla lastra e poi ricevo una risposta quando stampavo uh, stampavo il monotipo e poi la stessa um, struttura della frase che, che uh, avevo fatto cioè la matrice si puliva rifacevo un'altra frase e ricevo un'altra risposta e questo qui era un dialogo che più facevo tra me e me. Poi alla fine di tutta l'estate avevo uh, talmente tante tavole che mi sono reso conto che... Uh, avevano un carattere proprio uh, a seconda de del periodo in cui le avevo fatte durante questa estate quindi il libro è diviso in quattro capitoli perché uh, tutti e quattro i capitoli sono stati fatti in quattro momenti specifici con uh, una carta specifica per ogni per ogni capitolo ma non è che pensavo alla finalità del libro è successo perché uh, magari mi ricordo il terzo capitolo. Um, ho usato soltanto carta avorio perché a un certo punto uh, Virgilio si era, si era sbagliata a prendere uh, i fogli. Mi sono ritrovato dei fogli diversi, ma non ha impedito. Uh, un un processo uh, nuovo uh, con un nuovo foglio, ha fatto in modo tale che uh, sperimentassi con un altro tipo di carta, un altro tipo di, di sensazione uh, proprio tattile e in quel, pre quel preciso capitolo per esempio ho usato un altro olio e questo ha fatto sì che l'immaginario fosse condizionato anche da, dalla tecnica, quindi il terzo capitolo in particolare è il mio, a cui, quello a cui sono più affezionato per esempio. Proprio da un incidente in realtà, cioè se si può chiamare così, da un imprevisto, diciamo. Quindi, tutto, dopo tutta l'estate, poi a settembre mi sono trasferito in Inghilterra ed è stato quasi l'opposto, lavorare sul libro, eh, l'opposto di come avevo lavorato fino a quel momento, quindi eh, prima durante tutta l'estate ho lavorato in maniera pratica, molto, eh, molto legato a, appunto alla materia, all'inchiostro, eccetera. Quando poi mi sono trasferito avevo tutte le tavole e ho messo insieme il libro in maniera digitale dall'Inghilterra, quindi ehm, tutta l'impaginazione l'ho fatta quando stavo su, eccetera. Quindi è stato un rapporto molto diverso con la lavorazione del libro. E a conclusione de del progetto, quando è, uscito, quando è uscito fuori, è stato, è stato bello vedere come, um, per esempio, la realizzazione de dell'animazione di Cura Materies uh, era proprio intenta a dare uh, l'idea di, 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 di che atmosfera io personalmente avevo nella mente quindi ci siamo messi con, con un'altra un persona a, mh, a fare le musiche perché essenzialmente davano l'idea proprio di, uh, di, una, di una dimensione sonora che in quel momento, uh, nel momento di, di fare le tavole io per esempio avevo, avevo in mente quindi... È stato per me una grande soddisfazione poi vederlo realizzato completamente perché come, cioè, avere il libro tra le mani dopo un anno di lavoro è stata una grande soddisfazione.